Benvenuti nel canale dei Poltergeist. Esplosione. Una buona sera a tutti da Casale Infestato. Io sono H7 Sax e mia compagnia questa sera ci sono Scobare! E Dave Scobare. Ragazzi, questa sera siamo felicemente ben ritornati su Dead by Daylight. Oggi non c'è stato Far Cry 6 perché onestamente non c'avevo lo sbatti, ma non vi preoccupate. Dead by Vao. Non vi preoccupate, non è sparito, tornerà anzi molto presto, nei prossimi giorni, anzi già domani molto probabilmente farò almeno un live di un paio d'ore, così visto che oggi non ci ho giocato. Stasera siamo su DVD. Un peccato che in questi giorni se non erano spettro del vestiario. Ci abbiamo Matteo sì. Io con la maglia della salute, Salvo con dei vestiti umani. No, invece no, la merda. Matt, dimmelo quando sì, entri, perché devo vedere se si sminchia tutto. Sminchia Dave, ma accetti o non accetti questo spacchio di invito? Accetto, però magari me lo chiedi con un... ma quattro inviti ho dovuto mandare. Quattro inviti non ho accettato. Mandi il quinto e forse quello lo accetto. Questo è come funziona. Matt, noi ci facciamo una partita senza di te, non lo dici tu? No, sto arrivando. Ok, allora, mentre parliamo di attualità? Parliamo di attualità, dai. Ma che dire quella dell'attualità, sei un coglione. Il titolo di oggi è... Aspettando l'aggiornamento di Halloween, molto semplicemente. Il grande aggiornamento di Halloween. Che introdurrà il sopravvissuto con le manne, le benedizioni per i sopravvissuti. Si potranno accendere i totem, che sono stati nerfati dopo la PTB. Hanno annunciato diversi nerf, anche il loro effetto. In generale non è più così. Ecco, ovviamente si è sminchiato tutto. No, è entrato. Mi siete, caso, mi siete semplicemente cambiati di posto, vabbè, ci sta. Ah, e hey with me, grande Matt. Burro. In pratica hanno ridotto il raggio di effetto del totem. E hanno, mi pare, ridotto la velocità della cura. Perché insomma, era conveniva di più che curarsi che non mi ricordo quello con, insomma era molto veloce. In pratica il killer non aveva letteralmente il tempo di buttare uno a terra se due stavano curando una persona. Lol. Quindi, comunque mi sentite giusto? Purtroppo, certo, purtroppo per noi ti sentiamo anche fin troppo bene. Questo non è modo di rivolgersi. Ha ragione. Io sono Jill Valentine. Io l'ho 36, ma dovrei esserci io sopra. No. Che... Tu non sei Sagittarius, tu non sei lei. Lei mi fa rappare tantissimo. Sul pene molto violaceo. Va bene. Allora. Vi muto, ragazzi, ve lo giuro su Dio. Ma perché? Perché facciamo diversi. Faccio. Ci credi al fatto che non lo faccio più? No, non ci credo. Ebbene, però no. Schifoso. Frattempo io non so qualche mappa da offrire. Matteo, cosa ne pensi delle donne? Che non si devono stuprare. Bravo. Dai, facciamoci una partita. Adesso sono appena arriva, mi sono messo qua ora davanti alla play. Sono riuscito ad arrivare. Veramente, HP7 Sax, sei veramente poco paziente. Stai zitto, schifoso. C'è stato un pre-live di 20 minuti. Chiedo scusa.
Ma stavo facendo una roba al computer. Sì, lo so, vabbè, questo è perché Matteo non capisce un cazzo di come funzionano le cose. Stai facendo una roba, non esiste. La roba che fai è Twitch, hai capito? Questa è la roba. Vengo che fai. Pronto? Scusa, non ho sentito. No, non lo so. No, non so che dire, scusa. Con Riccardo Rosario. Vabbè, ti disso. Cosa ha detto? Ma cosa sta dicendo, ragazzi? Cosa sta detto? Ma a fare in culo! Quello è sto cazzo, Querene! Quello è lo sto cazzo! Cosa? Domani sarà prontamente querelato. E diffamato. E diffamato, bravo. E diffamato. Ci mancherebbe. Ragazzi, ma cosa ne pensate di World of Warship? Grande gioco. Di che? World of Warship. Cazzo. Pensi ancora che giocare a World of Warship nel 2021 sia... 2021. Sì, sparare, però andarsi a prendere poi il tè, farsi i cazzi propri per il tempo che ci metto. Pensi ancora che sia una noia? Ma non so cosa sia Warship. No, non lo è! Non è una noia nel 2021. Va bene, tu ti rispondi da solo, però Dio. No, non lo è. Ha fatto tutta la discussione lui. Là, non so. Fai idea. No, perché lo dicono nella pubblicità che non è più questa ma noia, tu, cazzo. Ma tu proprio una grande capacità argomentativa. Ti ringrazio. Ti ringrazio con un cazzo. Io. Ti ho invitato, puzzoso, schifoso. Okay. E che cazzo, toglietevi i giornalieri là, che cazzo. Lui non leggerà mai. Ah. Questo è profumo di... umo di... Oggi ragazzi, io ho passato praticamente il mio tempo, motivo perché non sono andato in live e ne vado fiero, a guardare tutto ciò che aveva a che fare con... Le prime carte Pokémon fino alla terza generazione, perché Dario Moccio si è spinto fino a quel punto. Dario Poncia. Tutte le carte dei Pokémon. No, Dario Poncia. La loro storia è veramente una figata. Io è veramente attariata. Ho avuto questa ondata di. Sono arrivato a livello 50 di Quenti. Aspetta, lo scrivo nella chat, ma facciamogli. Un bel ma facciamo un bello applauso nel culo. Bravo Matteo, bravo. Complimenti. Non succede. Infatti in napoletano l'ho scritto un bel applauso. Un bel applauso. Metti pronto e fai finta di essere pronto per davvero. Grazie. Semplicemente avvisarvi che lì dietro, per chi ha occhi adatti, potete vedere una copia di Risico. Da ieri sera. Io ho Ormond, ragazzi. Io ho Ormond, ho Backwater. Io ho Ormond a palla. Gelato. Yeah. Ho Ormond, ho Backwater. Hai giocato ieri sera il Risico? Sì. Hai giocato con i tuoi zii? Con i miei cugini. Hai vinto? Ah, scusami. No, sono capitato nella stessa merda della volta scorsa. Hai fatto la cosa dei potenti che mi ha permesso di risuscitare e arrivare secondo. Semplicemente all'inizio tutti i tiri brutti, nella parte iniziale, dove è là che devi, se non giochi bene all'inizio è finita. Ho cominciato a fare soltanto due armate, nessun tris e vaffanculo. Ormond, ragazzi? Sì, ma metti Ormond. A me non me ne è fatto un cazzo di dove metti la mappa, cosa metti, cosa fai, perché lo fai. Cosa fai? Ci sto cercando da questa mattina, perché non fai le cretine. Ma come? Perché se avessi. Ma come la spaccatura si chiude tra un giorno? Ma vaffanculo. Eh sì, il tempo passa per tutti. Mi sembra ieri quando ne mancavano 70. Bene. A me sembra ieri quando ne mancavano 13. Matteo, ma non ti preoccupare, metti il 17 o il 18, quello che è, esce la nuova spaccatura col nuovo tomo super corto da due capitoli. Sì, ma chi se ne frega? Cioè, ma il. C'avevo il coso, avevo quasi completato questo qua. Di chi è la colpa? Di chi è la colpa? Dei poteri forti. Non lo posso dire perché sennò mi bannano. Vabbè.
poteri forti, avanzamento di armate che non dovrebbero stare nel nostro paese. Che ci vuoi fare? Un saluto a Forza Nuova, questo che ci segue. Un canale ufficiale col verificato. Ecco, ma il matchmaking. Partnership con Twitch. Ma il matchmaking puzzava, cioè non, è da un po' che non giochiamo. Il solito sera, il solito serale era così. È il solito magistrale, madonna te. Ma voi piace Era Madame? proprio. E... Mai sentito una canzone di Madame? Meno male. Madame una volta disse: non lavarsi il culo e i pantaloni e avere i pantaloni scacagnati. Mi ricordo un posto questo. Mi ricordo un posto. Bene, per tutte le risposte poteva avere a sta cazzata. Mi ricordo un posto. ho fatto appunto. Ho usato quella là meno possibile. Meno ah, mi ricordo. Probabile. Vuol dire. Rimembro. Sì, rimembro alle ancora. 8 fu Edoardo. Ah, tutta la Alle partita. 8, ma veramente, ragazzi, questo è estremamente veritiero, cioè tratto da una storia vera. Galeotto fu Edoardo. Galeotto fu Edoardo. Ragazzi, ragazzi, Cristoforo Colombo, troppo cattivo. Adesso basta. Personaggio storico, distruggo la sua statua. Poi si poi vado a Roma e distruggiamo E i poi busti di faccio Cesare. il saluto romano davanti alla Distruggo madre. i busti di Cesare perché anche lui fu un monello, un monellaccio, circa 2000 anni fa. Però comunque io Ma perché non lo distruggi stesso, tutti io lo i distruggo il busti? busto io a Cesare, no, perché Ma era troppo ragazzi, io sono cattivo. un grande fan della Il cancel cancel calcio è grande, ci siamo letti nel culture. Qualcosa mi pensiero. sta sui coglioni? Non è che esprimo la mia opinione sul perché secondo me non è così che debba andare il mondo. La distruggo, la cancello, la Obliterano obliterio, la massacro. coloro che volevano obliterare. Guarda un po' quanto sono intelligenti. Genio, epico. Ita, Ragazzi, ciao. Hitler è un monello, per questo è necessario cancellare tutte le copie del Mein Kampf, anche gli storici non le possono studiare. No, se tu ti presenti col Minecraft da qualcuno, quelli ti vanno a dire: ma dove l'hai comprato? Ma dove? In libreria. Libreria. Si trova ovunque il Minecraft, anche su Amazon, gratis. Anche perché, ragazzi, Minecraft è un libro, porca di quella straputtana. Cioè, non è che perché l'ha scritto tizio. Io ricordo che erano i nazisti quelli Per che dimenticare. bruciavano i libri. Cioè, Ma non è E noi facciamo nuovo! come i nazisti, È vegano! cancelliamo la cultura. Ma è vegano, Ma Ragazzi, sì, leggere un libro illegale, quanti quello. libri nella biblioteca di Alessandria sono stati persi Madonna, per mi l'eternità? porta lo stupido alla voce di Daffy Duck, è possibile. Tra l'altro è morto il No, doppiatore italiano di Daffy Duck oggi, lo sai? da me a quella dell'orso Yogi, quindi che ti posso dire? Oggi è morto il doppiatore di Daffy Duck. Questa, proprio questa, è Andiamo a morta la vedere voce di che questo cazzo. doppiatore. Alla minchia! Sos. Resort del mondo, Resort! La Lo chiamano sbirante minchia Resort, inaspettata del. Wii Sport? La È la sbirante minchia cacciatrice. inaspettata del pre. È la cacciatrice che gioca a Wii Sport Resort. Piacere. Non sono una rana su Wii Sport Resort? È da qualche settimana che non gioco. Vediamo. C'è Dave che copre. Cioè, sicuramente Dave che copre i miei perk. Vabbè, ma niente ci va. Ma vaffanculo, ma stiamo scherzando che ci vado in testa? Ma ci vado in faccia, cioè, ma stiamo scherzando? Ma vaffanculo. Qua la provenienza del battito è uguale a zero, ma cioè, vabbè. Bello. Ma trovato. Va a letto. Emozionante. Oh pazzo, ma che fa, ragazzi? Ma che cosa sta facendo? È veramente Uscito una pure di partita. Governa! Veramente È incredibile, fermatelo, fermatelo! una partita così emozionante. Non lo giocavo dai tempi di. Ma. E là davanti, perché non sento il battito? Non la sento cantare qua Celine Dion, porco. Io non ho il design. Non ti preoccupare, non ti giudichiamo. Adesso prendo 50 con quintino. Sbagliai tasto. Mi devo ancora abituare al. Mi devo ri. Ma come mi ha mancato? Masuki Mizuka. Hoppla! Shimiyan, Shimiyan, Shimiyo. Aiuto.
Levati dal cazzo. Levati dal cazzo, Nancy di merda. Nancy, ciò la fai, Nancy. Hey, Lizard. Ma tutto chiuso qui. Però voi siete dei grandi fan di Ligabue. Il grande rock. Poi non mi ha messo al basement, non so perché. Eravamo accanto al basement e non mi ha messo al basement. Infatti io avevo pure che facesse quello. Invece, dirla. Sarà un fan degli Edge Lizard. Io sono un grande fan di Ligabue e Gigi D'Alessio. Oggi è su Red Dawn dipinto come il grande rocker Ligabue. Minchia. Perché la vita è un viaggio, il viaggio della vita, il viaggio incontro, il viaggio lontano, tutto quello, insomma, il repertorio di Ligabue più o meno. Ma il meglio deve ancora venire, del viaggio. Il meglio deve ancora venire, e il meglio è un viaggio. Il meglio del viaggio. Io sono a metà del gen al rifugio Enza. Dopo voglio vedere come si vede. Minchia! Fatto! Ho fatto un gen. Ma la dobbiamo lasciare là la. Qualcuno la dà. Io che sono un uomo coraggioso. Che cazzo fai, Nanci? Nanci no! Nancina no! Nanci! Da sta rimuta, Nanci! Ramo stoccata! Wingardium Leviosa! Torna indietro, sì che torna indietro, così scarsa che tunnela! Finisci il Genna, rifugio sapienza! Ramo stoccata! Wingardium Leviosa! Vai! Va bene, che cazzo stai dicendo? Wingardium Leviosa! Ramo stoccata! Matteo, vieni qua che ti curo! Fermo! Io c'ho determinazione, però. E che serve determinazione? Se sei ferito aumenta la velocità praticamente in tutto. Se sei ferito tu lo sai, vedi la deriva, leviamoci. Se sei ferito tu lo sai, batti le mani. Via. Occhio. Porco. Brutto. Brutto! Dio Cristo! Ma te la salvo, togliti! Ti lascio del pale, fiero, bello. Sì, ma lei mi sfascia, le corna mi sfascia. Perfetto. I played my game. Io sono per dimmi, vedi sa? Non so se tu hai colpo. Io mi sto davanti a te praticamente. Sono di sotto davanti a te. Mi sto sudicamente lisciando le mele. Mi stai inseguendo a me. Non dai. Continua a inseguirmi. Arrivo. Sei uno scarso con la firma. No, ma te sto venendo qui. Allora vado a voi bloccare. Se provi il salto. Dai! Ma dov'è? No! Alla. Forse ce l'ho. Io c'ho il pezzo nuovo non utilizzato, Dio Cristo. E la maledizione del pezzo nuovo di Matteo. È incredibile, oh. Scusco. Let's go to the beach. Una cassetta viola col pezzo nuovo, porca puttana. Col pezzo fresco di giornata. Ragazzi, a 100.000 like Matteo comprerà. No, il Decisive. A 100.000 like Matteo comprerà Pokémon Air Gold ancora boxato. 12.000 euro di pure follia. Sì, ce l'ho perché me lo devo. Pokémon Soul Silver ancora boxato allora. Sempre 12.000 euro. Sa, tu ci sei alla porta? Sì, aperta. A me salvami magari. Open. Allora, ragazzi, Vabbè, ma ce l'ho qua davanti al culo. È in linea verticale la porta. Io sto venendo a provare a body bloccarti, Matt. Non mi sai imbeccare a me. Non ci credo. Vabbè. No. Però non ti fa prendere a cazzo dei cani. Va bene. Giorgio Stramaroni. Questa fa 3 su 4. Così. Strisciate, mi vedete? Sì, certo che sì. Striscia qui. Questa viene qua da me. Porca Filippa. E a me mi sacrifica, guarda.
Porca Filippa, porca. Lo fa? Lo fa? Lo fa, sì. Porca di una miseria. Non c'ho il sabotatore. Ma che sta facendo? Ti sei... ti sei disconnesso! Non ci credo, ragazzi, però. Ma che schifo è, ma dai. Fierissimo! Si disconnette in curva. Ma senza motivo. Ma è proprio scappato. Per lei hai rage, per lei hai rage quittato, fra. Ma quale rage quittato, porco? Ma daffanculo. Ho sentito un accenno di consonante. Ma dai, non mi dire. Ma Nancy da te, fra. Ci sta provando, ma c'è lei. Tu l'hai recuperato? Adesso, perché mi sto muovendo. Vai. Situazione. Ramo stoccata, via via tipo di blocco, vai dritto. Adesso guarda come fa una palombella. Può fare quello che vuole la palombella. Ramo stoccata. Va bene. Ma come bene? Ti curo io magari per risparmiamo tempo. No. Ma magari proviamo a salvare Nancy, fatti curare. Vabbè. Il kit è potente e più veloce di farsi curare. Vabbè, ovviamente la lascia a terra per così non facciamo il save. L'altra porta è aperta? Non so dov'è. Non penso proprio comunque. Tre quarti d'ora abbiamo perso prima per fare un save e per farne un altro. Non ci arriviamo, fra. Cazzo di coso di merda. Non c'è. Non c'è. L'ha lasciata. Perché non ci arriva, quindi se la riprende si. Dobbiamo uscire allora. Dobbiamo uscire, fra, se no non la prende, non la... si è divincolata! Vieni, Nancy! Dove cazzo è? Ma dov'è Nancy? Qua, ce l'ho io dietro. Via, minchia, non ci arriviamo. Guarda come non ci arriviamo. Cazzo fai? Via, beh, cazzi suoi. Affari suoi. Nancy! Affari suoi. È morta, vero? Deve essere morta. È morta. Madonna, come grido. Ma come gridavo? Come grido? Oh! Perché? Una ritardata. No. Vabbè. Una cattiva giocatrice. Quando sono andato sul guys, I'm not school. Windows 98 è il killer. Sì. Pensavo fosse Nancy. A proposito di Windows 98, ora esce Windows 11, ragazzi. Ho visto. Non so minimamente cosa avrà. Cosa farà? Perché lo sarà. Ok, va bene, sì, e dai, ancora Windows 11. Dave, sì, Matt non mi dirà neanche in gioco, quindi... Per due secondi, sto rientrando nella... No, che ne so io. Stavo educatamente rinvitando. Io ti stavo educatamente rinvitando. Prossima volta né ti educo né ti invito. Schifoso. Ma adesso ti spunto rincoglionito. Te lo dico subito. Sì. Allora facciamo la prossima volta. Verrai maleducatamente ignorato. Che ne dici? Io vi. Che ne dici? Amici, Gil Valentine a livello 37. Amici, ma poi che fanno, Matteo? Si stuprano la bici. No, scusate. Non si stuprano le bici. Le bici non si stuprano, ragazzi. Ricordatevelo sempre. Se Cerbero ha il meme delle donne non si stuprano, noi abbiamo le bici da non violentare. Stordisce, acceca il killer 20 volte. Io sono a... Sono a 6. Ma che fa, ragazzi? Ma cosa sta facendo? Matchmaking bloccato a tutti quanti perché ti sei disconnesso. 26 secondi. No, è solo perché ci sono io in mezzo con Appunto.
Federico. Vabbè, 20 secondi. 20 Dai. Secondi. Ragazzi, è uscita questa nuova skin dello spettro, molto interessante. È lui che va a fuoco, vestito da Ezio Auditore. E che cazzo. Francesco. Fai così. Ciao Cesco. No, è una brutta persona. Ciao Cesco. Uno. Ma Cesco parli del supermercato. Francesco Totti. Francesco Totti. Francesco Totti. Grande, bello figo, invitato naturalmente al salotto Poltergeist. Io non vedo l'ora di avere bello figo in live. De Francesco Totti. Dave, metti pronto. Tra le nuvole in mare si può andare. La scia delle navi di là del temporale. Ah, Matt, ma tu non hai la camma accesa, ok? Allora aspettate, la levo la tua camma. Sì. Una luce di due. Io che pensavo avessi... mi vedo nella mia totalità con le mutande. Io pensavo avessi la cam, allora te la levo. E qualche volta si vede. No. Domani. Una luce di Dua Lipa. Come se ne. Qualcuno grida. Magari. Paolo. Il suo culo. No, domani. Siamo così soli. Io ho Glendale che ancora sarà bloccata. Ancora è bloccata, vero Glendale? No, mi pare che l'hanno sbloccata. L'hanno sbloccata. Si può, Paolo. Sì, sei sicuro? Mi pare di sì. Non la sbloccano con l'aggiornamento admin. Può essere, vabbè, lascia stare. Se crashi di nuovo, controlla. C'è il gioco. Nelle news del gioco. C'è il gioco. E andiamo al gioco, coglione di merda. Gioco. E andiamo al gioco. Andiamo al gioco. È perseguitabile dal fisco? Non mi sembra. Lol. No. Comunque. Bidi. Oggi a Presidente Sachs ci ha inoltrato la risposta che ha dato Dario Moccia al fatto della divulgazione dei guadagni degli streamer. E non mi ero reso conto del fatto che fosse più grave del previsto, cioè del fatto che avesse divulgato pure le key. Sì, ma Twitch le ha resettate tutte. È allucinante. Ero del messaggio che ha scritto: abbiamo resettato la stream key. Ok. Tuttavia, cioè, ha ragione Dario Mosso, cioè, tutta la gente si è lamentata, cioè, a sto punto lo facevo io, E la classica lamentela da italiano medio, tutto con la panza da birra, con lo smerdo sulla canotta, riversato sul divano mentre guarda Pomeriggio 5. È proprio quel tipo di schifo, no? Che guarda Miss Italia e dice, quella però è il naso un po' storta, tipo blob. Pomeriggio 1, 2, 3, 4... Poi sì, ma parlano dei calciatori. Se sapevo che si guadagnava così tanto, lo facevo anch'io. Se sapevo che guadagnavano così tanto, gli streamer lo facevo anch'io. Cioè, implicando come se fosse un lavoro statale, no? Devi fare il timbro, devi mettere i timbri. Non sapevo che si guadagna così tanto, ci vado. Ignorando il fatto che ci vuole una determinata preparazione, ci vuole un determinato carattere e un determinato talento, per così dire, nell'intrattenere la gente. Non tutti, newsflash, non tutti sono interessanti da ascoltare. Forse non lo siamo neanche noi, penso un po', quindi... E stiamo su Twitch con i suoi ritmi. Io per esempio quindi ho catturato proprio Pikachu e sono sicuro di essere all'altezza ed in grado di... Edimburgo? Diventare Dio. Comunque, mentre come aspettiamo... Perché? Vabbè. grande Matteo, brato opinione. No, ma non ho capito un cazzo, avete interpellato me, Sì. Sì, la tua opinione ti abbiamo chiesto. Qual era la domanda? La domanda era e io non l'ho visto ancora. Semplicemente risponde alla gente che si è lamentato. Lo sapevo che ci guadagnavo così tanto. L'ho compreso questo. Sì, questo ho capito. Siete veramente capaci di fare tutto questo? Di stare ai ritmi di Twitch, di fare una live al giorno per 5 ore, di sapere intrattenere, di essere interessanti ad ascoltare. La cosa che secondo me è. Ho visto la lamentela dell'italiano medio che si lamenta di Italia mentre sul divano Il come si può dire? Il
sappotismo, semplicismo, quello del la presunzione del poter del saper far tutto dell'italiano è proverbiale, ma in generale è un po' l'effetto Krugen, non mi ricordo come si chiama, pressapochismo. Cose come? Non lo so l'effetto, ho sparato un nome, Birkenmeier, Puppenfart. No, Krugen. Pressapochismo, proverbiale. Non mi ricordo come si dice. Vabbè, non ti preoccupare. Comunque era l'effetto sostanzialmente del è più consono con in realtà con i Novax e i pensieri simili. È l'effetto per cui comunque le persone magari che sanno di meno su un determinato argomento se la sentono più grossa sostanzialmente. Cioè, e neanche la sanno più degli altri, cioè. Pressa. No, però fanno in questo modo. Oh, cioè veramente la sente sotto che scrive che è per maloso, hanno detto. Che Dario Moccia è per maloso. Allora, sì, Dario Moccia è un tipetto, ma non ha niente di spettacolare. Non è io Tobi, dai. In generale, forse era tutto quadrato. In generale ho visto che un bel po' di streamer sono molto per malosi. Cioè, io finora uno dei pochi che non ho visto mai essere per maloso è Sabaku. È di una pazienza Sabaku che oppure Polidoro. Polidoro Polidoro è talmente lontano dall'essere permaloso che veramente, cioè, io non lo so come sì, adesso per favore assurge alla divinità, assurge alla divinità quell'uomo. Adesso per favore zitti che c'è Luciano Littizzetto. Luciano Littizzetto, ora zitti, c'è Luciano Littizzetto, se è maschio Luciano. Io adoro Luciano. Mi scappolo. Poi mangio. E adesso vomito. Ragazzi, The Box? Lo prendo? No, lo openo? E poi vengo. Magari farlo. Ma solo perché tra due secondi la prendiamo nel culo, Minchia fai? Appena lo prendo in braccio. Mi sa che Matteo è cresciuto. Non è possibile. Sì! È crashato! Ti spiego il motivo. Lo vedevi correre il loop. Si è spento il modem. Lo spiego io il motivo. No, spiego il motivo perché l'ho intuito. Lo vedevi correre nell'infinito. Nel momento verso il mio generatore ho detto: ma che fai Matteo? E te sei andato dall'altro lato e cominciato a correre verso il muro all'infinito. Sì, sì, è così che crashano su DBD ultimamente. Prima corrono e poi crash. È arrivato Pined! Allora, aspettate, allora, due secondi, sto tornando. Porca broia! Partita partita persissimissima. Vabbè, certo, Federico Ricciardelli. Donate ragazzi, così Matteo può avere una connessione decente. Va bene. Abbiamo finito! Due appesi. I tried so hard and got so far, but in the end il Cenobita ha vinto. Ma che metto la canzone del Chase o sbaglio? Perché ne so io? Non ho fatto un caso. Ha vinto. Prova a fuggire. Che la forza, volontà, Paolo Carmè, e sempre vince. Volontà. Ragazzi, ma lo sapete che Charlie D'Amelio è a Roma?
What can I say? No, 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 no. Vabbè. Che facciamo a this point? Ecco te. Torna. Ok, Matteo, ti volevo soltanto dire che il killer ha scritto in chat che spera che tu abbia un infarto per il fatto che ti sei disconnesso. Ma non è che mi fa fanculo a sua mamma, bastardo maledetto. Che possa crepare. Che possa crepare sua mamma, puttana di. What can I say? Edoardo è. Oh, 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 hey. Maledetto bastardo del cenobita e chi l'ha guidato in quel momento, una leucemia gli deve venire. No, no, ci dissociamo da queste violenze di gruppo. No, ci stiamo riferendo al fatto che, cioè, a guardare il cancro vuol dire che che non ti possa salvare, ed è per questo che vi annunciamo la collaborazione con Culo VPN. Va bene. Comunque, no, proteggiti dagli insulti e dai malauguri di leucemia. Comunque, ti voglio dire, Matteo, che appena gli ho detto che eri un mio amico per il fatto che tu hai problemi di rete, gliel'ho detto, e lui ha detto, scusa. No, deve morire lui, bastardo. Di usare un cavolano. Anch'io ho avuto questo tipo di problema. Non ha capito, non, allora non ha capito che tipo di problemi di rete ho io. I miei non sono problemi di rete. Spiegare, ma... normale. E lo so, ma che cosa? Usi il capo di là. No, ma soprattutto la cosa che mi fa incazzare. La cosa che mi fa incazzare. Cazzo auguri così. Per il tumore. Ma non ha detto, infarto. Infarto. Ma scherzava, fra. Perché? Non è perché? Vero, non è perché vero che ti ha guardato l'infarto. Perché Dave... Dave, ma Dave, non è vero che ho avuto l'infarto. Perché non si fa, perché non si augura, non si ha. Dave. Dave. Un art attack. Che cazzo è l'art attack di Giovanni Muciaccio? No, ma ora ci sono di nuovo i 5 minuti di attesa. Dave. Ma Dave. Soprattutto la cosa che non sopporto di più è perché augura la morte alla gente. E sei una persona orribile se lo fai. Cazzo. Matteo, dicono che in giro hai problemi di rete. Confermi? Ma non è vero, sono tutte assurdità. Le falsità o falsità? La falsità della rete di Matteo. Comunque non ho controllato alla fine che se Glenn Bale. Sei una persona falsa. Che cosa vuoi che ti dica? A parte scarso. Ma sono scordato. Non usate giocare senza di me. Così impari. Dai, quindi il tuo prossimo è Guglielmo Overbeck. Guglielmo del Toro! Vabbè, metti pronto, coglione. Invece che orò. Merdaccia che non sei altro. Sai cosa spero? Non mi interessa, basta che metti pronto, che già ci sta tre quarti d'ora per trovare la partita. Cosa spero che accada al tuo cuore? Metti pronto! Che si fermi, vabbè. Gli avviene un attacco. No, gli avvenga un attacco. Spero che tu possa trovare la tua anima gemella. What can I say? Palomelo is my... Ma tua mamma! Bella sto cazzo! Voi cosa ne pensate? Io il caldo mega galattico, dice Martin Boss. Sì, è così. Cosa dice? Dice un ritardo mostruoso. Ma è normale su Twitch. Non è spesso in tempo realissimo. E poi devi metterci che non abbiamo l'occhio fisso sulla chat, quindi. Mandi i messaggi. Sei? Edoardo il capo dei. Stai zitto, non è che arriva una notifica, capito? Magari ti stai in silenzio, Matteo, perché la tua opinione, sai, conta zero, tipo, ma niente. Francesco Toro. Io non pensavo che Martina venisse in chat, pensavo venisse su Discord, invece. Ma perché non Totti? Come Francesco... Madonna, queste attese, mamma mia, mi attendono! Posso lanciare un appello a Nintendo? Ti autorizziamo, ti daremo tutti i dati del caso, ti autorizziamo a mandarci Switch OLED per provarle e dare la nostra opinione su Twitch. Ti autorizziamo. Trovi tutti i dettagli nella nostra mail. Ovviamente la tiene Dave.
vecchio. Dave da Matteo la sua Switch vecchia. Easy. Bravo. E anzi, Dave si tiene. Io la do, ma prima gli do una ginocchiata alla Switch. Ovviamente. No, ovviamente, ora che ne ho una nuova, devo sfogarsi su quella vecchia. Avrei fatto il meme su di me, ma siccome... Avrei fatto il meme su di me, ma siccome la mia Switch è un regalo, io non la posso dare via così, al primo Matteo Leotta che passa, quindi non si può. No, sono troppo devastato per me. E di quanti ne passa? Dice Martina. Va bene, Martina. Vergognosa, devastata di cose, di non fare niente tutto il giorno all'università. Cioè, l'università si sa, è una parentesi tra il dire, il fare e lo scopare. Va bene, sei proprio una persona bella. Matteo, ci racconti delle tue avventure amorose? Le mie famosissime scopate. Quasi vi racconto di... Dai un consiglio, Dave gliela dà a Matteo, ovvio. Cioè, in tutti i sensi, non solo la Switch. Queste sono falsità su falsità, assurdità. Matteo, se vuoi posso raccontare in live le mie esperienze di carattere sessuale, come abbiamo fatto la notte di qualche giorno fa. Ti ho raccontato. Vai, ci sto ascoltare. Senti, ho avuto lezioni alle 8, ma sto scherzando, Martina, ero palesemente sarcastico. Stai rivelando, quindi... No, non mi sono reso conto che sono un po' bannabile. La privacy, no, no. Ti sei reso conto che... Ma perché tu sei bannabile dal mondo. Dalla vita proprio, del mondo. Dalla vita. Vi dico soltanto, ragazzi, che c'entra una cannuccia e il buco del culo di Matteo. Cosa? Tengo la c'entra una cannuccia di culo. Cioè, aspetta, cosa c'entra una cannuccia e no, dico, vi dico solo che in queste esperienze... Ma che giro ha fatto, vabbè. Vi dico solo che in queste esperienze... Unnamed Polish Tenor. Oddio, ragazzi, c'è il gender anche in Polonia. C'è, ma quindi non lo gender. Voglio sopprimere. Ma quindi siete liberi dal 45 in Polonia. Non mi pare proprio. E c'è la monarchia, no? C'è una semidittatura in Polonia. Adesso, questo per te, però di base questo, il governo è altamente... Si torna al gioco e giochiamo. Questo. Per quello che è durato. Siete morti veramente in 448. Fra, ti giuro. Allora, tu sei morto, ha preso quella. Dave ha provato a salvare quella e ha preso Dave. Il tempo che salivo, che ero già ferito perché appena abbiamo toccato il gioco all'inizio mi aveva ferito. Il tempo di salire le scale lui già mi aveva trovato. E già col te, e già in quel modo ci siamo ritrovati col messaggio del infarto. Vedi? Cos'è? Questo Paolo Carmen. Questo è un art attack. Questo è Volpescu, esatto, ragazzi. Volpescu è il mio streamer preferito. Esattamente. Prossimo video? Sì, ti prego, corto. Comunque, è Sandokan. Martina, facciamo un patto. E poi parte la sigla di Natale. Martina, facciamo un patto. A Natale mi regali. Martina, facciamo un patto. A Natale mi regali Pokémon Diamante Lucente e Luigi's Mansion 3. E io non ti regalo un cazzo. Mi sembra un patto equo. Cioè, il regalo che tu faresti a lei lo trasformi in un regalo per te da parte tua. Ovviamente, cioè, capito. A parte che l'ho reputo una delle cose più epiche della storia. Di che colore tengo la camicia, ragazzi? Io nera. Comunque attenderò di acquistare, cioè lo prenderò sicuramente, perché io, se non me frega un cazzo, io i Pokémon abbiamo una sorta di da quando li ho riscoperti abbiamo questa specie di amore infinito. Cosa è successo? Ragazzi, diamoci dentro. Ma forse il dottore? Non lo so. No. Non lo so, ho sentito un grido, forse era Agile che cadeva come una stronza dal bagno. Se non è il bagno di... Matteo, tu ci sei? No. Ragazzi, sento puzza di killer silenzioso invece, altro che... In che senso ci sono? Cioè che sto giocando? Cuore. Sì. Insomma, teniamo contatto. Aiuto! Aiuto! È qui, è il cacciatore e mi ha dato una bella pacca sul culo. No dai. Ehi tu. Bello. Ehi tu, faccia di ciola. Non lo biasimo il cacciatore ad averti dato una bacca sul... Come ti permetti? Maschilista e porco. Stai sessualizzando Jill Valentine, ma come cazzo ti permetti? Ti vergogni. Perché tu ne sai più cosa dire.
Ragazzi, mi ha preso? Avevi il cazzo. Sì, no, forse. Mi ha preso? Mi ha preso? Mi ha preso? Chissà. Alla festa di mammi da cacciatore. Tengo la camicia negra. Ti identifica in transfer grande, lo stai portando dritto da me. Ha già infinito. Non mi ha lasciato stare. Ok, adesso torna da te. È tornato! Ma I'll keep you tomorrow, I'll miss you. No, 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 no. Stannato, perfetto. Ah, comunque indovinate, anche la scorsa partita avevo il pezzo nuovo. E quando mai? Qui c'aveva il Mori Rosso. Mi ha lasciato stare? Mi ha lasciato stare? Forse sì, forse no. Chi... way, proprio. Mi ha lasciato stare, si è proprio rotto il cazzo di inseguire me. Tengo. Tengo un cacciatore nero. Mi trovo! No! Let's go! Let's go! Ragazzi, ragazzi, cara Italia, i Gali, hit del 2021. Dai, sai, te lo porto da te così. Un attimo, separiamo le acque. Quando mi dico ma a casa. Anche sono al bagno. Ah, curami, curami, curami. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be gay. Quentin Smith, ma sei veramente un marpione one. No, 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 no. Pugno. Pugno, pum. Io e Quentin Smith stiamo riparando il gen del bagno. Tan 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 tan. Che schifo. Non si può fare il gen del bagno. Ah, ah, ah. Tu con Gil lo sburrerei volentieri. Ma smettila. Questo è maschilismo puro. Oh ragazzi, sto manifestando maschilismo puro. Ragazzi, ragazzi, al prossimo abbonato Matt acquista Pokémon Soul Silver boxato e Pokémon Platino boxato. I avanti, avanti, che fai, non vieni? C'è la tua trappola. Fai, non vieni? Non vieni, ma che modo è? Non vieni sulla tua trappola, non vieni? Ho gelato, comunque. Volevo dirti chiaro. What the? Ma cosa? Con wifi. Cioè mi ha preso, però che non era wifi, era giusto per dire, però... Quello che voglio, cioè, quello che volevo dire io è quanta porca miseria di dislancio ha un colpo del killer. Chissà, fatti curare. Fatti curare! Figa. Allora, le tasse non si evadono, hai capito? Guardalo! Guardalo! Voleva farmi credere di star venendo la tesi, si è voltato. E io l'ho stannato. Agente del fisco. Non si evadono le tasse. Solo se sei un libero professionista, in quel caso si possono evadere. Ah, ragazzi, manca soltanto un generatore. Vediamo di farlo in fretta. Ed è per favore. Martina, sei ancora qui? Eccolo. Hai già completato l'acquisto, vero? Mi hai già comprato Luigi's Mansion 3 Pokémon Diamante Lucente in cambio di un bel niente. Ma Dio Cristo. Ma dai, ma Dio cane. Ma non è possibile, no. Non è possibile. Io non credo di aver ben capito. Puoi ripetere? No, non è che senza volontà. Se per favore ci fai lo spelling dell'aggettivo della posizione che hai dato a Dio nostro Signore. Non è una parola unica, non è nessuna posizione. Ah, tutto unito, ho capito. Proprio trovo me. Una parola. Ma che trovo te, mannaggia. Mannaggia i plebei. Ti stai andando a salvare cioccolato. Sì, Claudette. Claudette. No, va bene. Dobbiamo finire il gen. C'è poco da fare. Dobbiamo approfittare di questa finestra temporale. Dai, su, in tre. Il triangolo non l'avevo considerato. Sotto rigore, ragazzi. Sale subito. E vabbè, mi fumo gelato. Io ci ho messo il... Oh, guarda come tu, proprio fissato. Mi deve dare una pacca sul culo, mi deve.
che schifo. Perché non è che è indietreggiato sto spazio. Perché non riesco a fare quello che fanno nei funny moments. Che io capisco, sta andando. L'avete salvato Devil Grande? Ragazzi, io me la sto facendo. Me la sto facendo pallet pallet. Io voglio scappare da sto. Cosa? Ma l'avete visto? Guardate il live. Guardate il live a colpo dato. A colpo dato, schifoso. A colpo dato. Guardate la live a colpo dato. A colpo dato. Colpo dato. A colpo dato. Gelato. Ah, sì, gelato. A colpo dato, ma che schifo è, ma Bever, ma guardati. Ma guarda che immondizia. Ma guarda che immondizia. Ma Dio Cristo, ma togliti il clonetto di merda, porco. Cerbero podcast. Tutti i giorni online. Dario Moccia Twitch. È Sdrumox bannato per un colore. Ma mi salvate! Ma mi salvate! Sono appeso io! Quasi in seconda fase! Io sto strisciando fuori. Addio. Fai quello che vuoi, qualcuno mi venga a salvare, per carità del Signore. Quello pur di ammazzarmi camperà qui, perché se l'è presa con me. Seconda fase! No, non ci arriverai. Non so come. Vai di qua. Vai dimmi come e quando. Dove devo andare? Non puoi bloccare, vai dritto. Dritto. Poi? Sinistra. Sinistra, ma. Professore di sonorità. Ok. Ragazzi, ma quella è la porta. Quella è la porta, però, Quella è la porta! No! Mi ha body bloccato schifoso, lurido bastardo! Nell'insenatura di merda! Al cioccolato! Un gelato carpiato! Nell'insenatura al cioccolato mi ha. C'è il decisive strike. Quali decisive strike? Con Claudette niente. E con la detto, con G niente. Il momento, vai. Non penso. Let's go. 0 su 4 al mese, ragazzi. Andiamo nudi nei locali. Non si dice. Ma alla fine non è un. Vabbè, non c'è nulla di. Esco con i fra. Andiamo a picchiare chi? Nessuno, perché vogliamo tutti bene. Non si picchia nessuno, ragazzi. La violenza. Le donne. Non si. Non si fa. Lo fate? Siete cattivi. No. Io non disprezzo per voi. Chi lo fa, come lo vedi, Matteo? Una merda. Ah, che schifo. Una pura, lurida. Ah, che un tipo. Che son fuori la merda. Oh. Presente, lurida. Che problema per adesso. Adesso è troppo esagerato dall'altro lato, giusto? Francesco Totti, Francesco Totti, Francesco Totti, Francesco Totti. Francesco Totti, Totti, Ciccio. Totti, Totti. Allora, ragazzi, io Backwater. È Springwood, ma Springwood, vabbè, potrei anche andarci visto che non giochiamo da un po'. La caca. Chi sarà il mio prossimo giocatore? Che ne fosse stupido. Nobody asked for it, man. Nobody asked for it. Gelato. Vabbè, il tuo essere sopravvissuto sarà. Ricordi Logi, fammi vedere. Per i sopravvissuti, fammi vedere. Panziri, A ricordi logica. Ciao. Jeff Johansen o Adam Fred, ma Adam Fresnis non ce l'hai. Johansen è ancora. Jeff sì, e lui è non, bello. Aspetta. Lo devi ancora acquistare o ce l'hai già? No, lo devo ancora acquistare. Allora niente, allora mi sbagliavo. Ah, io ti consiglio di aspettare il DLC. E ti prendi Michaela Reed che ha dei perk della Madonna. Non è che cioè non mi cambia molto. Diciamo. Ah, vero, c'hai Ash, giusto? Sì, ma Michaela Reed, Matteo, Michaela Reed ha le manne, Michaela le manne.
ragazzi, man o le min? Non lo capire. Both. Scusami, sono un po' di delay. Come no? Quindi esco qui fra. No, no. Ragazzi, hanno annunciato che è tornato Alessandro VI e ristabiliranno Roma Bordello. Roma Bordello. Una volta c'era Roma Ladrona, invece lui è Roma Bordello. Ragazzi, voi cosa ne pensate di Favige? Io ce l'ho tatuato nel testicolo sinistro. Io penso che sia veramente un grande. La tua opinione, Matteo? No, scusa. Comunque io, Yamaoka, Glenville, Backwater... Andiamo a Yamastroka! Anche Edovid, Crotus Prem, ma non me ne frega un cazzo. Andiamo a Yamastroka! Anche Crotus Prem, io metto i festoni del party sporco di... Bravo, insomma, di Speb. Sporco di smerda. Dai, Matteo! Dai, Dave, porco... Prima si è sentito tutto lo spelling fra, quindi non ci vergogniamo. La nostra domanda era un'altra ironica. Sei andato contro la nostra politica, era, quindi non ci piace questa era, cosa. Era no, non, sì. quando mai è stato la nostra. Non vorrei. Dovevi essere fantasioso, invece sei stato veramente scontato e banale. È stato inserito in un contesto estremamente. Un contesto fantasioso. Un contesto fantasioso. Quanto è fantasy? Non li vedi Legolas e Gimli che... certo, la mia ascia. Ragazzi, cosa ne pensate del Trono di Spada, soprattutto del trailer dello spin-off che è uscito? Non l'ho visto perché mi è talmente calato l'interesse per il mondo del Trono di Spada che ho quella cosa che vi ho spiegato, ho tipo il rigetto. Lo guarderò quando uscirà, basta. Però non l'ho visto, come te, però dopo lo guardo. Proprio non l'ho visto, ma sapete com'è che io... Sì, vabbè, tu fai finta di essere il finto acculturato, non guarda i tele, se lo viene l'esperienza visiva, sì, vabbè, scappella di col taglio e glande. Originale, che schifo. Posso dire un'altra che schifo? Sì, puoi dire. Tu ti sei visto. Sei un po' come l'americano, no? Che dice, no, ma io mi tolgo il prepuzio perché... Non per ragioni confessionali, ma perché... Fa schifo, no? Quel lembino di pelle là brutto. No, che poi si rovina la mia esperienza sessuale. Stessa cosa. Ha forse più senso quello che fanno gli americani. Ragazzi, c'è Peppa Super Pig in chat. Sì, ma il prepuzio serve per lubrificare il glande. E quella è l'utilità del prepuzio. Ma parlo rispetto a ragioni confessionali. Ha più senso quello che fanno gli americani. Ah. Vabbè, quello. Lo sprepuzio per avere delle maggiori prestazioni sessuali. No, non maggiori, è più bello esteticamente. E più che altro è anche per ragioni ormai igieniche che oggi non, di cui non abbiamo molti problemi, diciamo, però. E rimane il fatto che è meno igienico che avere il prepuzio. E hai il glande molto più esposto a infezioni. Però esco poi fra. E molti dicono che per igiene lo tolgo. Non ci credo. Però RPD. Ragazzi, RPD mi sembra troppo una bestemmia. Sempre, okay. Io penso sia una bestemmia con RPD. Vabbè, perché... Potrei pensare al partito, ma no. Molti dicono... Alcuni dicono PD proprio per indicare la bestemmia. Sì, per questo. Dico, potrei pensare al partito. Ma no, penso tu ti stia riferendo ai geni della comicità. Tipo, PD e non il partito! No, vabbè, questa qua non l'ho mai sentita. No, sto parlando io, porca puttana. Basta queste conversazioni sterili. Ragazzi, chi ha vinto? Mettiamo sulle scommesse. Siccome RPD è la più bella, avrà vinto sicuramente Yamaoka. Però a volte succede che vince quella degli altri, quindi non lo so, vincerà quella degli altri perché vince sempre quella degli altri, oppure vincerà quella meno bella. Paradosso. Perché in realtà è assolutamente casuale. Ragazzi, vogliamo dare la nostra opinione sul gioco d'azzardo? Carolina 666666. Qual è la nostra opinione? Carolina a Monte Carlo. Te l'ho detto che vinceva quello meno bello. La volta scorsa ha vinto quando stavo non giocando con Martina, aveva vinto RPD. Non che sia brutta, Yamaoka, carità, io l'amo Yamaoka. Malattia, per me
non è brutta, però è... Vabbè, RPD è molto più dettagliato, molto più grande. La malattia è a rovina. E ignorate. A rovina. Io ve l'avevo detto che era malattia. Fra, io noi non ti ascoltiamo, perché tu ormai sei una voce nell'aria, cosa che vuoi. Cerchiamo. E ovviamente non vi avevo sentito. E ha anche il perk della malattia. Mi ha preso Epico. Finito male. Ma dai, era un 360 quello andato. Ragazzi, serve trovare il Ruin immediatamente. Che vera. Ragazzi, diamo la nostra opinione sul gioco d'azzardo. Per me fa schifo. È vergognoso e non è modo di fare. Infatti, noi affronteremo meglio l'argomento del gioco d'azzardo. Mai. Grazie al nostro sponsor Poker Dreams, l'unico gioco di poker dove è possibile vincere con somme consistenti. E grazie a un piccolo aiuto della fortuna andare giù. Ah, vero! Io ho il perk di Gile, che sa dove sono i totem! Bellissimo! Ma quello è spettacolare! Io mi ero dimenticato di questo piccolo particolare. Mi hai mischiato la malattia? No. Comunque, che bello. Andate tutti su Poker Dreams. Aia! E con quello che sconto, Matteo Nero. Oh oh oh. Poi esiste il Poker Dreams o il codice? No, il Poker Dreams. Scritto Poker Dreams. Ragazzi, mi ha appena calciato. Mi ha calciato e forse ho trovato il Ruin. Scopriamolo insieme. Ria. Quando il sole la forza gli dà, va bene. Ma mannaggia cazzo! L'uomo sabbia? L'uomo sabbia? L'uomo sabbia. Ragazzi, devo bere un beverone di Paolo dalla fonte della Giovi Paolo. Paossio. Oddio, ma si chiama davvero Peppa Super Pig? Questo è italiano, 100%. L'ho detto tre volte, nessuno mi caga. Peppa Super Pig. Ero impegnato a cercare il Ruin per salvarci la sedere. Aia! Matteo, non essere volgare, scorri le bocca accese. Lagga come la Madonna. Ma la Madonna non lagga. Bocca di rosa, metteva l'amore. Il demonio lagga con le connessioni a 68 kilobyte. Ballava la trap sopra ogni cosa. Ma Dio Cristo! Cosa? No. La famosa. Non ho capito. No. Perché la Madonna non lagga. La Madonna va la fibra. Vabbè. La famosissima fibra della Madonna. Alza Sebastian. La mia è una fibra della Madonna, per esempio. Invidioso. Hai la marca della Madonna. Claudia! Va bene, mi ha appena fatto un rinfresco. Queste partite epiche di ritorno. Ciao Matteo! Ciao. Un saluto. No. Salutone da... Allora, guarda, ti devi vaccinare, malattia. Ti devi vaccinare, non si fa. Non si fa, lurida. Si suicida. Metteva l'amore, metteva l'amore. Qualcuno mi viene a salvare, ma... Dove vai a cagare, tu hai salvato. Io sto facendo un chase così incredibile che in confronto Mario Giordano è un giornalista. Gli altri vieni velocemente a salvarmi. Mi hai fatto piangere. Prima di salvare Matteo... Si fa il generatore, figa! Mario Giordano è il mio giornalista, sì, preferito. Certo, perché io vado in seconda fase. Ho fatto la tangente, ragazzi, epico. Oh, ma Dio. Cosa? Iniziamo con la S stavolta. Cosa sarà stato? Stronza, mettiamo l'amore. Cosa potrebbe essere stavolta l'aggettivo, l'attributo che potevo. La posizione. Lua. Io sto recuperando felicemente in un angolo della mappa. C'è Claudia che... Io invece sto morendo felicemente. Davanti a casa di Amo, che vabbè, ti preoccupare. Capito. Claudia, porcaccia di quella... E di che cosa esattamente? Non lo vuoi sapere. Dave, vieni. Mi sta salvando Claudia. No. Non mi sta salvando. La vieni, sta chaseando. Matteo, ragazzi, salutiamo la reliquia di Matteo. Funerale stasera alle ore 23. Sì, sei morto. No! Sono morto perché ho sbagliato il Cristo di instabilità del Dio. Non è possibile. Non è fottutamente possibile. Come dice Curo Lili, i drop di New World.
così. Curami. Cos'è che dice? Il drop di New World, il gioco là di Amazon Games che aveva i server dell'Africa con le sale d'attesa di 4 ore e passa. Adesso non è più così, però è stato così per 2 settimane. Volò. Lo chiamavano Peppa Super Pig, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Peppa Super Pig. Ballava tanto, ma ogni cosa rimarrà negli storici dei Peppa Super fucking Pig. Ora, il 25, il 24-25 di ottobre, mettono al cinema la storia di un impiegato di De André, un tipo documentario sull'album. E io sono molto molto interessato a vederlo. Probabilmente andrò solo perché Martina De André non fa impazzire. Ma perché? Se siete interessati, io sono al cinema. No, no! Ma non è vero! Ti ha fatto Boromir sulla finestra? Sì, ha fatto Boromir. E metteva l'amore. Ragazzi, tutti i punti di oggi si fanno con i ganci. Fantastico. Quanto costa un gancio nella tenuta Yamaoka? 1000 punti sangue. Lo trovo un prezzo ragionevole. Però è un prezzo cagionevole, vabbè. Vabbè, morite tutti e basta, fatemi uscire dalla botola. È caucasico, ragazzi. Dai, muori perché Peppa Super Caucaso, il Caucaso. Dai, muori perché Peppa Super Pig è morta pure. Io adoro il Caucaso. Sì. Dave, muori che Peppa Super Pig è morta, quindi magari trovo la botola. Solo condizioni di stabilità posso morire. Ma come hai fatto? Ma io voglio sapere come ha fatto a trovarmi. Ha sentito il tuo rumore, con le tue urla. Ma era dove era Davide? Cioè, i tuoi russi. No, no. Ho visto davanti a te. È venuta poi, ma era dove era Davide prima? Cioè, così in tutta la mappa. È andata alla fontana. Ma avrà visto i grassi. No, ho corso, mi sono piegato. Ho evasione debito ingiusto pubblico PD. Che schifo, Forza Italia. Liberi tutti, libero grassi. Liberi uguali. I verdi. Liberi da chi è uguale a chi? I verdi. A te, brutto stronzo. Uguali a te, pezzoni. Ragazzi, 24.000 punti sangue grazie al festone del party insanguinato. Il mio nome è Totti. Francesco Totti. No, allora, però dobbiamo dare giustizia a Bello Fico. Francesco Totti. Francesco Totti. Meglio. E Davide. Francesco Totti. Francesco Totti. Io faccio sesso come Totti. Non so perché. Allora, ti cambi anche come Totti. Io sono Francesco Totti. Abbiamo finito di dire boiato. E io comincio a essere. Mi sta cominciando a scaldarsi sotto palla adesso, Cioè, ragazzi, ma con quale coraggio mi spunta nessuna bega? Comunque, ragazzi, lo bufferanno col prossimo aggiornamento. Nessuna bega. Era OP. No, aspetta, in che senso? Bufferanno. Bufferanno. Ma c'è potente nessuna bega. Cazzo, nessuna bega è potente. Ma è potentissimo. Il fatto che tu sia perennemente affetto da sconforto, ragazzi, non vuol dire che sia. Dopo un tot, curarsi. Non sei. Dopo che tu sei a ranghi molto alti, capisci bene come si gioca. Ma sei perennemente a one hit. Cioè, vuol dire che dovresti farti tutta la parte. Dovresti farti tutta la partita senza essere colpito, e questo è il problema. C'è molta gente che ci riesce. Comunque, in generale, un colpo lo prendono tutti quanti, impossibile. C'è gente che si fa dei loop allucinanti. Ma comunque, in generale, ci sono. Ti puoi fare la build da ferito, non è che. È molto forte, nessuna piega. È molto forte. Non è molto sottovalutato.
Luca Toni. Comunque, roba afferrante. Questo è il discorso. E ragazzi, mappe. Io ho Haddonfield, se volete. Springwood e Backwater. Paolo, Paolo, Paolo. Come? Paolo. Paolo. Paolone. Vabbè, metto Backwater perché vedo che qui non nessuno si pronuncia. C'è una sovrapposizione di suoni incredibile. Perché la canzone è anche abbastanza. Curolini, ti prego, scalpestami. Vabbè. Ragazzi, sono innamorato di Curulili, ragazzi. Cioè, ringrazio il Signore se mi fa fare una live con Curulili. Ma Martina, io le darvirei a HP7 Sax. Curulili è l'amore platonico di Twitch. Ah, certo. On the Lonely Box. No! Cosa? Ragazzi, secondo voi chi saranno le skin Halloween di questo evento di Halloween? Federico Frusciante. Loni effettivamente dovrebbe essere tra i prossimi, perché ne sono rimasti pochi. Frusciante, potrebbe essere tra i prossimi Loni. Loni, rimangono Loni, i gemelli hanno un potenziale da Halloween skin, da Blighted skin è molto interessante. Con tutto lo sbebbo che esce dal bambino, dalla ferita del bambino. Sbebbo. Poi chi c'è? Dei senza licenza, perché quelli con la licenza dura fargli fare una skin. Infatti quella di Ghostface paga, sgaggia spilla in copra investi. Cioè a dicembre i gemelli fanno un anno. Di già. The Slinger manca, ma il The Slinger è sempre umano. Ultima partita e poi salutiamo. Poi si va al landing della live. Come, scusa? Ultima partita e poi si va al landing. Come? Perché? Perché sono le 23:04. Il tempo della partita. E poi si fa. Ma siamo in live da un'ora e 17. Siamo in live da un'ora e 17 minuti. No, no, si conclude in orari. Non fanno due di base. Due di base. Io ti fa due di base. Ti dà un orario orientativo. Non riesco più a reggere. Bisogna andare a lettere. Vai tu, corca. Ci siamo io e Matteo. Che qui intratteniamo la plebe. Direte, non avevo accettato. Se per me li potremmo anche anticipare gli orari. Perché in realtà sarebbe meglio anche andarci a letto un po' più presto. Si va a lei? Quelle sono le 11:05, giustamente, mi rendo conto. Madonna, effettivamente. Tardino, però, vabbè. Io domani tipo... The Amazing Spider-Man 2. Domani ho la lezione alle 8. Domani non sono di presente, però settimana prossima sì. E da quello a venire si andrà di presenza per forza. Chi sarà il killer? Sento il battito. Che sia John Lennon? È qui. È John Lennon? Ve lo dico subito. È John Lennon? È Leatherface? Ok. Boomface? Abbiamo perso. Adesso. Eccomi qua. E non ci servivi. Ora li sbagli apposta, così impari. Troia. Pulita puttana. Ora faccio scoppiare i giocatori proprio qua, al ritmo di... Adesso lo scoppi per sbaglio. Ma è qua! Ragazzi, Leatherface con monitor abuse. Monitor abuse, ragazzi, impercettibile. Barbecue in chili, vergine di ferro. Inizio.
Sì, non è easy win perché non c'è il Noed. E neanche Divora Speranza. Però. Anzi, dovremmo chiedere grazie, immagino. Quella è per la build Camping Leatherface. Altrimenti, se vuoi il winning Leatherface, fai Divora Speranza, Noed, Barbecue in Chili e Vergenifero. No! Vabbè, ma Dio Cristo! Mi piace che ti sei alzato. Ah, ragazzi, ragazzi, ha un. Ragazzi, ha il perfect clown. Ok, vero. Con le finestre. Blocca le finestre. Non capito. Inganno. Oppure a quello là di. Trickster. Del coreano. Non mi sei girato proprio fiero. Il coreano. È il mio costume di Halloween, okay. Vorrei dire. Del Trickster che. Ma porca puttana troia. Cos'è? Controllo delle cose. Sì, può essere. Non mi ricordo, cioè, comunque siamo contro le folle, c'è, però non mi ricordo se è quello. Perché? Quello dovrebbe. Perché, come si chiama quello del cancello? Come si chiama quello del cancello? Quello del cancello non mi ricordo. Per questo. C'è. C'è fame di fama. Controllo delle folle e poi. No, per... Non mi ricordo adesso. Io uno sforzo di memoria. Quella barbecue in Cile adesso viene qua dritto. No, minchia, mi ha fatto. Mi ha fatto crashare. Ma tu hai crashato! E che hai detto finora? Sì, sì, dico, sei crashato, quindi me stavo asserendo alla fine del mondo. Stavo asserendo. Matteo, se te non ti va a giungere a sinistra, vai a che cazzo. Oh, ma che cazzo, merda. No, è quello del clown, è quello del clown perché attraversa le finestre. E allora. Da da dan 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 dan. Dio, come il bestemmio. Non lo farai perché hai l'educazione al sangue. Perché in realtà è perché in realtà sei credente. Si è spento. Non si è spento, ragazzi. Non si è spento, è solo bestia. Vorrei ricordarvi, ragazzi, che chi bestemmia sta pregando, quindi ad ogni modo vince il Papa. A ogni modo vince il Papa. 4 su 4, Ezio. Sarebbe divertente giocare con il Papa. Vabbè. Clippate. Ah, ma sta continuando! Sta continuando verso di me! Sì, ha la donna iridescente, sicuro. Quando colpisce uno con la motosega si ricaricano tutte le cariche. Sicuro. Fare un giro così clippate comunque, è stato così bello che va clippato. Madonna, Father McKenzie. Father McKenzie. Father McKenzie. C'è Kazi, no. Vieni, ci devono capitare quindi con gli ridescenti. 100% a donne ridescenti. Ma tu che fai? Mi dà troppo fastidio. No, ma ragazzi, ma Leatherface, The Sling, no, quello è troppo forte, si nerfa. Leatherface alla fin fine è un buff così, magari glielo facciamo al prossimo aggiornamento. Un buff. Mi sembra un po' scarsino, un po' bottom tier. È scarso Leatherface, ragazzi, dai. Siamo seri, Leatherface è scarso. Proprio un killer mediocre. Killer mediocre. Un killer discreto. Chi lo usa generalmente non è così forte. Ho visto pochi usare bene Legione. Ma volevo dire Legione. Zeb. Zeb 89. Grande Zeb 89. Ti seguo da quando sradicavi l'idea della BBN. Sradicavi l'idea della BBN. Io guarda, mi vanto tantissimo di non aver mai seguito Zeb 89. Ti sei perso un pezzo di YouTube. Ma guarda con quello che mi è arrivato da parte vostra. Ci siamo divertiti come animali. Tantissimo ci siamo divertiti come animali. Penso proprio di non io prima di lui caricava i video alle 4 del mattino, quindi io mi svegliavo e prima di andare a scuola mi guardavo i suoi gameplay e mi facevo le grasse risate.
Grazie Zeb per avermi donato un pezzo di di vita. Non tu Zeb attuale per aver esserti buttato così a capofitto e aver sputato nel piatto dei dove hai mangiato per tutti questi. Da dove mangi? Ricorda chi ti ha portato su quello. Ma poi sono scelte, figa cotoletta. Però bannare chiunque ti scrive in italiano è un po' esagerato. Cioè il problema è quello. Il problema non è tanto il fatto che lui abbia deciso di fare live in inglese, ma il pretendere che tutti scrivano in inglese dopo che lui ha avuto un pubblico italiano per 15 anni. Arrivando a bannare, ogni persona. È sempre stato in questo modo. Non c'è nulla di sorprendente. Cioè anche, di, anche chi era abbonato da più di 2 anni. Così, ban. Ti levo il dito di parola. Lui è sempre stato in questo modo. Sempre. Ma io non sto dicendo che prima non lo era così. Sì, è soltanto che è sbagliato. Dire, non è che è un problema nato ora. E lui è sempre stato così. Cioè, non è che. Crescesse un attimo. Ah, ma sei morto, dai. Carino. Quando quello muore arriva qua, un barbio che in Cile. Mi fa la cotoletta. Eccolo. Questo problema è dovuto al non funzionamento del server. Dei server. Riprovo. Ma se è un problema dei server, mio carissimo. Mio carissimo behavior. Perché solo io non sto potendo giocare? Poi ci sarebbe una bestia in vista che fa. Era un rango 2, ragazzi. Con Leatherface. Fresco. Ragazzi, incredibile. Ragazzi, beh, che dire. Trova un armadietto, si aspetta che muore. Poi per forza, stiamo alla botta. Il cazzo, mi ha barbecue in Cile. Adesso mi viene a fare il rinfresco. Si viene a fumare un gelato con me. Ya, ya. Auto zu. Auto zulu. Autozumo. Cosa ne pensi di Zumo? Eccolo che arriva. Ma che devo pensare? Sono Zulu. Eccolo che arriva. Mi viene a fare il rinfresco. Quello che viene. Mi fido di te. Fai male. Non male, male. Connettersi a server le funzioni di rete di questa applicazione non sono disponibili. On the people. Dai, guarda la live. Guardai. Dai. Bella cura. Fai, oddio, clippate, clippate. Sembra che sto facendo un pompino al Leatherface. Piange perché Gill è solo suo. Ma Gill è fattuale che sia solo. Ormai? Sì. Non hai giocato Resident Evil 3, testa di minchia. Però ho giocato l'1. Sti cazzo? Non è la stessa gira. Sti cazzo. È la stessa identica. No, non è la stessa gira. Quindi ripeto, sti cazzo. Poi? Hai altre ragioni? Sì. Prego? Capito. Io e Leatherface ci avventuriamo in una bella avventura. Ovviamente altre ragioni. Dilla. No, non le devo dire a te. Perché?
Perché sono cose private. Ma te vai a fare in culo. Oh, scusami. Vai a fare in culo. Vai a fare in culo. Adesso tu sarai querelato per questa cosa. Sarai querelato. Querelato? Querelato, no? Entro domani stesso sarai querelato. Perché? Perché mi ha offeso. Hai detto delle cose che non si dovevano dire. E cosa non dovevi dire? Scusami, vaffanculo non dovevi dire? Ragazzi, non trovo l'appoggio, è assurdo. Con tutto quello che mi sta facendo il friendly. Matteo, per caso era vaffanculo che non dovevi dire? No, illudimi. Cosa? Avevo staccato due secondi la connessione, me ne frega un cazzo. E la vai a fare in culo? Che non devo dire? Sì. Adesso mi quereli perché vai a fare in culo? Sì, mi quereli. Invece di querelare perché vai a fare in culo. Perché non provi a querelare sto cazzo? Sto cazzo? Sto facendo una gara con Leatherface, ragazzi, epico, finito bene. Cos'è che devo querelare, scusa? Sto grandissimo cazzo. La versione light del la versione polite chiamala polite. Guarda sto cazzo. Ah, Luca torna, mi ha fatto uscire. Mi ha fatto uscire, è stato divertente. È stato epico. Mi ti scurro dentro la... Ah, me mi prude la mano. Quindi volete staccare? Ma sì. Vabbè, resta. Manco mi sta caricando. Qua. Vabbè, tu dei va via. Tu non carica. Vabbè, ragazzi. Stavo divertente. Stavo epico. Stavo bellissimo. Ebbimo scappato. Ebbimo fuggito. Ebbimo morti. Che dire? Grazie. Grazie a tutti che ci seguite. Vi ricordo di followarci se avete gradito i nostri contenuti. Abbonarvi se li avete stramati per ottenere le nostre emote esclusive. L'accesso al gruppo Telegram è esclusivo. E vi ricordiamo di seguirvi su tutti quanti i nostri social. Tra cui il gruppo Telegram, quello delle novità. E il subreddit, la community PlayStation che probabilmente chiuderà perché Sony hanno giunto in questo modo, la pagina Instagram, mi sto dimenticando qualcosa? C'è tutto nel link di Linktree della nostra bio. Per questo motivo io vi ringrazio per essere stati con noi, un saluto del Castello Infestato, in particolare da KP7 Sax Dave. Accidenti. Buonanotte.